proprio sei rimasto laggiù. No, proprio svengo io. Hop hop, partiamo. Lol. Grotta di Aggalachi. Prima o poi verrò a scoprirne i segreti? Forse. Phobos, stai bene? Ostriaca, comunque. Bene, Phobos sta bene. Abbiamo scoperto che questo cavallo è immortale. Che cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Senti. Devo fare qualcosa. Devo fare qualcosa. Sto già facendo qualcosa. Questa è una tecnica che mi ha insegnato una mia amica. Marco, ma rimani Andiamo. così tranquillo? Io non lo so. Madonna, Marco, guardalo. Che cazzo sta succedendo, Marco? Ehi, fa attenzione! Sai quante guardie lo proteggevano? Considerando quante ne sono venute qui, sì. Cosa avevano detto riguardo al non farsi scoprire? Beh, almeno gli hai dato una lezione. Tutto per uno stupido sasso. Con questo sasso potremmo comprare una casa. E tuttavia non basta per ripagare il ciclope. Non vedere tutto così nero. Ci siamo divertiti un sacco. Marco, ma tu ti farei ammazzare? Certo, tu ti diverti, io mi gioco la pelle. Non puoi coinvolgermi sempre in queste faccende, Marco. Funzionerà, te lo prometto. Ti ho mai mentito? Non ti rispondo neanche. Prendi l'occhio, ma aspetta a venderlo. Nessun mercante penserà che sia legale. Tutti sanno a chi appartiene. Bene. Non perderlo. Occhio! Per oggi ne ho abbastanza. Caire, Marco. Marco, vattene a Aspetta! fanculo, Una Marco. barca! Non l'ho mai vista prima. E? È troppo bella per questo posto sperduto. Deve essere il ciclope e ha portato degli amici. È tornato. Non riuscirò mai a riposarmi, vero? No. Eliminali e una preoccupazione in meno. E poi questi stranieri sembrano ricchi come Creso. Il ciclope li paga bene. Ci guadagneremo tutti. Motto di Ah sì. Marco. Alla fine che cosa ho da perdere? Tu? Io non ti ho mai visto perdere. Allora dove sono? In una casa abbandonata sulla costa orientale. Chissà che tesori nascondono lì dentro. Spediscili nell'Ade e ruba tutto quello che hanno. Diventeremo ricchi. Dio mio. Quindi, se quegli uomini non sono di Cefalonia, da dove arrivano? Tutto ciò che so è che Cefalonia sarà l'ultimo posto che vedranno. Lol. Ho intenzione di tenermi parte di quei tesori. Certo. Non si discute. E nemmeno una dracma per il tuo mandante? Il resto servirà a saldare il debito. Sono le mie condizioni. Va bene. Ora mostra a quegli stranieri come si combatte a Cefalonia. Fai scorrere il sangue o sarà il tuo a scorrere. Va bene, vediamo. Missione vicina. Va bene, state calmi. State tutti calmi. Dov'è che devo andare io? Qui. Che cazzo? Wow, pian piano lo stiamo vestendo, sto povero ragazzo. È un'abilità. Dove stanno questi qua? È la Madò. Vabbè. Devo trovare i nuovi arrivati e farli tutti fuori.
Quello lì sembra abbastanza vicino. Alexios? Alexios, però dai, figlio mio. La casa abbandonata e le persone. Non ho capito. Si è chiuso in una casa abbandonata questo? Praticamente me li ha trovati tutti. Madonna mia, per tanti motivi. Allora, mi uccideranno a vista? Sì, credo di sì. Cosa vuole questo cagnone? Ignorami per piacere. Sto lavorando. Vabbè, facciamo un giretto. Qui attorno l'allerta è massima. Ho notato. C'è un po' di gente. Giusto un pochino. Madonna santa. Vabbè, ma sei scemo. Chi hai allertato? Qui non c'è niente. Qui non c'è niente. Non vedere il cadavere. Ignora il cadavere. Cosa sta? Per l'onore! Morirai! Vabbè, non esiste lo stealth, quindi. Bene, io me ne vado, salve. Fatto un casino. Sì, ma non funziona come funzionava. Ah, merda. Al culo, per piacere. Fatality. Allora, chi è rimasto? L'unico che non ha sentito le urla. Cioè, lui è l'unico che sinceramente non ha sentito le urla. Caro. Beh. Che cazzo sta succedendo qui? Di solito lascio che siano gli altri a sporcarsi le mani. Ma chi è lei? Immagino tu non sappia come rimuovere questa macchia. Fidati del rosa e la macchia svanisce. Sono i rischi del mestiere. Allora sei proprio il Mistios che sto cercando. Un massacro pulito. Ottimo lavoro. Ma in verità no. Mi vanno molto a genio gli uomini che lavorano con te. Non con me. Per me. Dipendenti. Ora non più, suppongo. Quindi tu non lavori per il Ciclope? A gente come te di solito non crede alle leggende. Non il mostro. L'uomo. Tu sei uno straniero. Perché sei qui? Già, non sono di Cefalonia. Sono qui perché quello che cerco è qui. Ah.
E cosa stai cercando? Seguimi, Alexios. Come sai a sapere come mi chiamo? Vabbè, questo c'è. Ma chi è lei? Chi sei? Come fai a sapere il mio nome? Sono il Penore di Cirra. Come faccio a sapere il tuo nome? Ho fatto come te. Ho chiesto e qualcuno ha risposto. Dimmi per chi lavori. Uno spirito curioso. Bene, sarà utile. Sai più di quanto mostri. Conoscerti è nel mio interesse. E conoscere me è nel tuo. Un mio oggetto di valore è stato rubato e portato a Itaca. La tela di Penelope. What the fuck? Serve che la recuperi. La tela di Penelope. La moglie di Ulisse. Stai scherzando? Sì, una parte di essa. È impossibile. Se esistesse, sarebbe inestimabile. Ed è per questo che la rivoglio. Itaca non è piccola. Mi servono più informazioni. Io inizierei dalla casa di Ulisse. Beh, da ciò che ne è rimasto. Che storia affascinante. Due amanti che si ricongiungono. Ma come trovi loro la tela? Ci sto. Sappi che non sarà facile. Per questo motivo ti costerà. D'accordo. C'è una barca a remi al porto. Usala. Non è adatta al mare aperto. Fai attenzione. Quando avrai la tela, raggiungimi al tempio di Zeus. Va bene. Che cazzo sta succedendo? Ah, Mistius. Non fallire. Non ho capito. Perché improvvisamente questo ci ha parlato? Cosa cazzo sta succedendo, raga? Ma io... non dovevo farlo fuori? What the fuck? What the fuck?